Grazie Ulrich, lasciamo ora la parola ad alcune immagini significative che Ulrich ci ha portato dalle sue esperienze a Linz e a Marsiglia anche. I just want to show you some slides of a PowerPoint presentation very quickly and to make you clear what a cultural capital can be. So images are very often more interesting than speeches on the text, on words. And I will not comment every slide, so I will just go through and you will see how wide and how developed projects can be outside artistic fields. And one point which I would underline, and I hope you will see that, and perhaps sometimes we cultural managers are too serious. I want to transfer the message also to you. Such a project can be very, very funny, and it can be a lot of humor in it, and it makes you happy, and it makes you proud. And so don't take everything too serious. Be a bit, well, what we say in français, ludique, et avec prendre les choses avec beaucoup d'humour. Ça, c'est quelque chose que je trouve tellement important. Sì, prima di dare via questa carrellata di immagini che lascerò scorrere, voglio semplicemente dire che appunto ci tengo a mostrarvele perché spesso le immagini sono molto più eloquenti di tante parole, tanti discorsi. E soprattutto vorrei che notaste quindi la ricchezza di progetti e che andavano anche al di là del campo artistico, quindi vedere in che modo appunto un programma di progetti può essere davvero molto diversificato e ampio. In particolare, ecco, vorrei che notaste anche, spero che capivi da queste immagini, il senso di divertimento, il grande divertimento che si può trarre da questa opportunità. A volte forse noi, manager della cultura, rischiamo forse di sembrare troppo seri, seriosi, ma davvero un'iniziativa che può generare grande divertimento e di cui poi veramente andare fieri. Quindi, come si suol dire, bisogna cercare di prendere le cose con uno spirito anche ludico e dare spazio anche all'aspetto appunto più divertente, anche un po' di humor, perché no? Okay, so very quickly, we had the opening in the night from 31st December to the 1st of January, and very often with the opening event is the opening of new cultural infrastructure. So this is, for example, the Ars Electronica Center, which is one of the highlights of Linz, a center which works on the relation between new technology and art. Sì, qui vedete un'immagine che riguarda l'inaugurazione ufficiale dell'anno di Linz, capitale europea della cultura, che è avvenuta alla mezzanotte del 31 dicembre 2008 ed è coincisa con l'inaugurazione di un'infrastruttura culturale che si apriva in quell'occasione, questo centro artistico molto importante che sussiste ancora oggi a Linz e che cerca di esplorare il rapporto fra nuove tecnologie e arte. Then later in the year you have exhibitions. Poi ci sono state mostre, Theater festivals in winter festival teatrali invernali and in summer. ed estivi. We worked on three countries which are not members of the European Union, but nevertheless European: Switzerland, Turkey and Norway. Abbiamo lavorato con tre paesi che non sono membri dell'Unione Europea, ma che sono comunque paesi europei: Svizzera, Turchia e Norvegia. That was our blockbuster, an exhibition about contemporary art in the public space on the rooftops of the city. Questa era una mostra appunto dedicata all'arte contemporanea di spazi pubblici e che appunto si svolgeva sui tetti di questi edifici. It's a parkour of 3 kilometers where you could walk and discover contemporary art. This parkour exists still because, in spite of Austrian climate,
The wooden construction made by Japanese artists resists only 4 years. Ecco, era un percorso di 3 chilometri che si snodava su questi tetti, che permetteva quindi di conoscere l'arte contemporanea degli spazi pubblici, che malgrado la rigidità del clima austriaco esiste ancora oggi, anche grazie alle strutture di legno costruite da questi artisti giapponesi, quindi sono ancora lì dopo 4 anni. It's an installation in public space. Public space plays a big role. Installation of public space from this Ars Electronica Center. Questa è un'altra installazione, uno spazio pubblico, sempre a cura del centro d'arte, appunto, che esplora tecnologia, rapporto tra tecnologia e arte moderna. Ecco, per noi gli spazi pubblici hanno svolto un ruolo molto importante nelle nostre iniziative. That was a project which took place in schools, so it was not at all touristic, but it was on dance and theater of artists, not of teachers, of artists in schools. Questa invece è un'iniziativa che ha riguardato alcune scuole, quindi un evento, diciamo, senza una valenza turistica, e che ha coinvolto alcuni artisti del mondo della danza e del teatro che hanno lavorato quindi con dei ragazzi all'interno delle scuole. The exhibition about the changes of the Iron Curtain 50 kilometers from Linz was the Iron Curtain, and that's the Iron Curtain now, and that was it formerly. Abbiamo poi realizzato una mostra appunto sull'evoluzione degli spazi dove si trovava la cortina di ferro, poiché si trovava soltanto a 50 km da Linz, quindi avete visto un'immagine del prima e del dopo. Our music department developed a project which is still going on. It's called Acoustic City, and it's a project where, more or less a social political project, where hotels, shops, banks, political institution renounce on music or text in public space. So it's a project against pollution of sounds in public space. Poi c'è un altro progetto che è stato messo a punto dalla nostra sezione, diciamo, musicale, che riguarda un progetto chiamato Città Acustica, un progetto che è ancora in corso oggi e che ha coinvolto esponenti, diciamo, della sfera politica, ma anche banche, hotel, negozi, che hanno rinunciato, per così dire, a vessare con suoni e musica le orecchie, diciamo, delle persone, quindi un progetto contro l'inquinamento acustico. I see some of you have to go. Qualcuno deve andare. I will finish after some seconds. So the second part of this acoustic project was Acoustic Refugee, the old cinema. You could go and spend time there in absolutely quiet, calm, quiet situation. Mi avvio alla conclusione proprio in pochi secondi, che vedete un'altra parte di questo progetto, sempre Città Acustica, dove si è creato questo rifugio acustico in cui le persone all'interno di questo cinema potevano trovare un'oasi di calma e di silenzio e potersi rifugiare. Ok, I think I stop here. Thank you very much for your interest and good luck for Ravenna. Quindi grazie per il vostro interesse e buona fortuna a Ravenna.